Nel libro dei numeri, cari ragazzi, troviamo la spiegazione di un tempo così lungo che il popolo di Israele trascorre appunto nel deserto ed è da qui appunto che prende origine il termine quarantena. Come mai questo popolo deve trascorrere ben 40 anni prima di raggiungere una terra? In realtà il percorso sarebbe stato assai più semplice e molto più veloce. Perché in questo testo, che è uno dei cinque testi della Torah, quindi della legge, uno dei testi fondamentali per il popolo di Israele ancora oggi, gli ebrei, riporta la lettura di quello che accadde al popolo ed è per questo che rimane per ben 40 anni nel deserto. Siccome erano stati mandati esploratori nella terra di Canaan per vedere appunto, se questa terra era di facile preda e comunque se conteneva le promesse del Signore, cioè latte, miele, eccetera, gli esploratori tornano, in effetti trovano i frutti che il Signore aveva promesso, ma ci sono gli uomini, quindi bisognerà fare fatica per entrare nella terra di Canaan, ci sono altri popoli che andranno sconfitti per poter vivere in questa terra. E siccome c'è da fare fatica, inizia una lunga mormorazione contro Dio. Sì, stava meglio quando stavamo in Egitto, andava meglio quando non avevamo tutta questa fatica da fare. Adesso i nostri figli finiranno nelle mani dei nemici. Perché quella che veniva a mancare era la fiducia in chi li aveva condotti fin lì, la fiducia nel Dio che comunque lungo il deserto li aveva già condotti e per molto tempo, peraltro. E allora che cosa accade? Accade che viene da Dio comminata una punizione. Quelli che hanno mormorato contro Dio non entreranno nella terra promessa, cioè i loro cadaveri cadranno nel deserto, mentre i figli saranno prima nomadi nel deserto per 40 anni, porteranno il peso dell'infedeltà dei genitori, finché appunto tutti saranno morti quelli che non erano stati fedeli, quelli che avevano mormorato e dubitato nel deserto. E quindi la punizione non è per i figli che non c'entrano nulla, anzi ai figli viene concesso di entrare nella terra promessa perché così era stata promessa da Dio, ma saranno quelli che hanno dubitato e così trascorreranno 40 anni in questo deserto, sempre assistiti da Dio che provvederà a dare loro da mangiare. Ecco quindi il significato dei 40 anni da cui si origina quarantena. È un tempo per purificare il popolo, in questo caso dai mormoratori contro Dio. Quindi diciamo così, la causa è la mormorazione, che in qualche modo aveva intaccato il popolo come una malattia. È un tempo di prova, non ci piace stare in quarantena, non piaceva all'epoca stare nel deserto perché non abbiamo le nostre abitudini, non abbiamo le nostre comodità, ma c'è una promessa fatta ai figli, quindi che cosa significa? C'è un futuro di speranza. Se osserviamo queste regole, guariremo, staremo meglio, il paese si riprenderà. Vedete, c'è un messaggio di speranza che è contenuto in questa prova di sacrificio. Ed è questo esempio biblico un piccolo segno di cui possiamo fare tesoro. È la certezza della vita sulla morte. La vita vince al termine della lunga esperienza del deserto, il popolo di Israele giungerà alla terra promessa e al termine della nostra quarantena giungerà un periodo nel quale anche noi potremo vivere più serenamente.